Salve, Barbara, che cosa è cambiato nel settore dei consumer goods rispetto all'ultima pubblicazione che c'è stata a novembre 2014? Diciamo, nel settore vero e proprio non è cambiato nulla in modo sostanziale. Quello che è cambiato è la nostra view, la view di S&P sulle prospettive macroeconomiche. Abbiamo rivisto al rialzo le attese di crescita del PIL nell'area euro da 1 a 1,5, con alcuni paesi che crescono sensibilmente più di quanto ci aspettavamo prima. E questo chiaramente per società che sono basate in Europa è un'opportunità in qualche modo, anche se non ci aspettiamo che questa opportunità si manifesti immediatamente, probabilmente sarà più visibile in termini di vendita nei prossimi quarters. Allo stesso tempo abbiamo invece rivisto a ribasso, per esempio, le attese degli Stati Uniti e la crescita negli Stati Uniti, che comunque rimane a un 2,4%, quindi è comunque un buon livello, però è più bassa di quanto non ci aspettassimo prima. In Cina, invece, che è un paese molto importante per la maggior parte delle società che retiamo in questo settore, soprattutto per quelle più globali, ci aspettiamo ancora crescita, però a un livello più basso decisamente dell'anno scorso. Ok, e l'indebolimento dell'euro nel 2015 pensate che possa avere un impatto positivo sui margini? E in generale, quali sono le vostre view sui margini? Sicuramente l'indebolimento dell'euro per le società che sono basate in Europa, che hanno una base produttiva importante in Europa e che riportano in euro è una buona notizia, soprattutto perché negli anni scorsi invece hanno dovuto fare i conti sempre con un euro che li ha svantaggiati. Però poiché molte società sono anche organizzate in modo tale da avere produzione al di fuori dell'Europa, hanno un buon match, diciamo, tra vendite e produzioni, noi non ci aspettiamo che l'impatto dell'euro sui margini sia così forte come magari si è visto nel primo quarter sulle vendite, sui revenue. Quello che sicuramente pensiamo è che però in generale sia un elemento positivo. Di contro per i margini nel 2015 ci aspettiamo stabilità e un miglioramento potrebbe esserci dal 2016, soprattutto se l'Europa si riprende come ci aspettiamo, insomma. E in generale, quali sono le nostre aspettative sui ratings e sugli outlooks per questo settore? I rating e gli outlook in questo momento sono però più stabili perché abbiamo l'85% degli outlook stabili. C'è un settore che ha sofferto più degli altri dall'inizio di quest'anno, già alla fine dell'anno scorso, che potrebbe continuare a essere sotto pressione ed è il settore delle materie prime agricole, del settore agricolo. Quindi abbiamo downgradato due società nel settore dello zucchero, abbiamo le società in Ucraina che producono semi di girasole che sono nel settore della macelleria che stanno soffrendo e quindi queste sono società che sicuramente continueranno a essere sotto pressione. Grazie Barbara e vi ricordo che il report pubblicato è disponibile sul nostro sito.